con Ignazio Abate per commentare questa partita, perché il Pescara è stato bravo e d'accordo nel non farvi applicare il vostro piano partita con la sua aggressività. Sì, penso che la partita sia stata molto, molto sporca. Il Pescara ha attuato un pressing a tutto campo, praticamente anche noi l'avevamo preparata così, ce l'aspettavamo, e sono stati molto bravi anche con i quattro dietro a non farci mai trovare le combinazioni con i due attaccanti, e lì praticamente secondo me si è giocata la partita. Non siamo mai riusciti a liberare una palla nel 2-2 centrali con i difensori per poi poter andare a campo aperto. Soprattutto nel primo tempo si è visto che cercavate molto Ferrante nel suo duello aereo con Brosco per giocare subito la seconda palla e innescare la qualità. Brosco non ve lo ha permesso. Nel secondo tempo ha spostato Ferrante su Pellacani, ma è cambiato poco. Sì, i due centrali hanno fatto molto bene. Noi davanti abbiamo detto troppe poche palle, poi praticamente anche il primo tempo la partita è stata brutta, una partita di duelli, una partita intensa, e dove diciamo che il primo tempo era destinato sullo 0-0, poi siamo andati sotto. Il secondo tempo è ripartito meglio il Pescara, secondo me i primi 10 minuti siamo riusciti a trovare il pareggio e poi abbiamo commesso l'ingenuità di prendere gol praticamente subito. Su una bella giocata del Pescara, forse l'azione più bella della partita. Sì, però prima abbiamo perso una palla in uscita troppo facile, non abbiamo retto una palla con l'attaccante, poi hanno sviluppato bene. Massimo Profeta e Fabio Ferraresi per Ignazio Abate. No, la domanda a Abate è questa: l'idea di giocare con due punte di ruolo, cioè Rovaglia al fianco di Ferrante, era proprio questa, cioè come ha detto inizialmente, fare un 2-2 diciamo in campo aperto? Sì, pensavo che il Pescara sarebbe venuto a uomo a tutto campo a prenderci per non farci giocare, e quindi ci siamo giocati praticamente un 4-4 lì davanti, ma gli esterni erano molto larghi, quindi era un 2-2 praticamente a centrocampo. Grazie. L'ultima per Abate? Ah sì, facciamola fare a Fabio, ex calciatore anche lui. No, beh, chiaramente non è semplice iniziare in casa, te, in una piazza importante con una sconfitta, però credo che col lavoro e con l'abnegazione avete le carte in regola come rosa per ripartire subito già dalla prossima giornata. Sì, credo che ci vuole pazienza. Noi abbiamo cambiato 9 giocatori e qualcun altro arriverà, quindi è una rivoluzione in atto. Trovare gli automatismi, trovare gli equilibri giusti non è così scontato, però lo spirito della squadra questa sera mi è piaciuto, ha combattuto contro una squadra forte, contro una squadra ben allenata, e quindi credo che avremo ampi margini di miglioramento.